Moto X? Novità? Ciao Emanuele, sono le 11:04 minuti del mattino, niente di nuovo per ora. Un saluto a tutti gli amici di smartphonelab.it, oggi proviamo Motorola Moto X Play, un prodotto che a primo impatto non sembra così stupido viste le dimensioni e il design, ma che in realtà si è dimostrato veramente molto affidabile nell'uso quotidiano. Scopriamo perché nella nostra recensione completa. Osservando questo Moto X Play, a primo impatto non ci impressiona particolarmente per il design e il frame laterale, che sulla colorazione bianca fa un certo effetto, il che rende meno anonima la parte estetica, anche se assomiglia molto ai precedenti Moto X e Nexus 6. Per quanto riguarda le dimensioni, parliamo di un dispositivo con un display da 5,5 pollici, il che ci fa capire che ci troviamo di fronte ad un prodotto abbastanza grosso da maneggiare. La costruzione di questo Moto X Play è molto robusta, sebbene si tratti di plastica e con una rastrematura posteriore che permette una buona impugnatura. Nella parte posteriore è possibile estrarre la cover, che però non ci permette di accedere al vano batteria, una scelta dovuta alla personalizzazione di Moto Maker, che però non è presente in Italia. Moto X Play presenta un processore Snapdragon 615, una soluzione che fa inserire questo device nella fascia media del mercato, con architettura octa-core Cortex A53 a 64 bit, con una GPU Adreno 405 assistita da 2 GB di memoria RAM. Un mix che garantisce un buon uso quotidiano, ma non sempre prestazioni elevate. Grazie al software ottimizzato in modo egregio da Motorola, questo dispositivo non ha nulla da invidiare ai device top gamma. Il pannello di questo Moto X Play è un IPS da 5,5 pollici, con risoluzione Full HD ed una densità pari a 401 ppi. Nulla di particolarmente straordinario sulla carta, ma all'atto pratico questo display si è dimostrato molto leggibile senza particolari problemi. La risoluzione ci è sembrata buona per il tipo di smartphone, i colori sono ottimi e i neri sono molto profondi, pur essendo un IPS, e l'angolo di visuale è molto ampio. Sotto la luce diretta del sole si vede molto bene e la luminosità non delude, anche il touch si è dimostrato reattivo e preciso. Veramente eccellente il feed della vibrazione e molto interessanti le funzioni offerte da Moto Display e l'attivazione della fotocamera tramite la rotazione dello smartphone. Peccato sia assente il doppio tap per attivare lo schermo, in quanto ci potrà capitare di non riuscire a sbloccare il dispositivo velocemente tramite Moto Display, vista anche la posizione del tasto di accensione sopra il bilanciere del volume, che sicuramente è meno comodo. Stiamo parlando di piccole finezze, in quanto si tratta solo di una questione di abitudine. Grazie al comparto hardware molto ben equilibrato e alla batteria da 3630 mAh, siamo riusciti a concludere una giornata di utilizzo senza particolari problemi. Anche l'audio si è dimostrato molto buono, pulito, sia in capsula che in viva voce, anche se si tratta di un audio mono e non stereo. Se utilizzassimo questo dispositivo senza essere a conoscenza delle caratteristiche hardware, potremmo definirlo praticamente perfetto, anche se Android Lollipop su molti dispositivi non lo è. Motorola non ha praticamente modificato il software, in quanto ci troviamo di fronte ad Android stock, ma con l'aggiunta di alcune applicazioni proprietarie, a dirla tutta solo l'assistente vocale, che comunque è degno di nota. Ottima la navigazione internet affidata a buon Google Chrome e la velocità del multitasking. Purtroppo per molti utenti un po' più esigenti, il launcher stock di Android non è il massimo, poiché i testi sono molto grandi, anche se impostando il carattere alla dimensione minima, e anche le icone, utilizzando un launcher alternativo l'esperienza cambia notevolmente, il che rende questo device ancora più interessante. La fotocamera di questo Moto X Play è da 21 megapixel, ci saremmo aspettati qualcosa in più in quanto non delude ma è discreta. L'interfaccia software è un po' scarna, con poche impostazioni e la sola possibilità di cambiare risoluzione, e lo scatto con il tap rende la messa a fuoco selettiva praticamente impossibile. Bisogna prenderci un po' la mano.
La velocità di scatto non è il massimo e la qualità è poco più della sufficienza in ambiti molto poco luminosi, ma in generale è comunque presente un po' di rumore video, discorso più o meno analogo anche per i video a 1080p. Ci teniamo a precisare che la fotocamera non è di scarsa qualità, si era paragonata al rapporto qualità-prezzo, ma comunque non ci soddisfa appieno. Motorola Moto X Play è un dispositivo che si è dimostrato molto affidabile nell'uso quotidiano e senza particolari problemi. Peccato per il compatto software visto Android 5.0 Lollipop in versione praticamente stock, che su un dispositivo da 5,5 pollici non si adatta al meglio, e da una fotocamera che su un dispositivo che viene venduto a un prezzo di circa 299 euro sicuramente non convince al massimo. Per ulteriori informazioni potete leggere la recensione completa che trovate da pochi minuti su smartphonelab.it.